Buongiorno amici e benvenuti in questo primo video del 2024 e primo video della rubrica giochi in uscita con il PlayStation Plus su questo canale. Io sono Gian e vi do il benvenuto in questo nuovo format dedicato appunto alle uscite per PS5 e PS4 con il PlayStation Plus Essential. Quindi oggi andremo a inaugurare la sezione dei giochi in uscita con il primo dei tre video dedicati questo mese alle tre uscite per quanto riguarda il Since the time PlayStation Plus Essential e fathers partiamo con darkened il course and gioco Peeville as the fight against West these empires continues, a sviluppato secret dal organization. Team Flying Wind Hog, che chiamerò FWH per non incartarmi in questo video, che ha già lavorato a titoli come Shadow Warrior 3 ed è uno sviluppatore che con gli sparatutto ne sa abbastanza perché ha già lavorato a diversi titoli del genere. Ma parlando di Evil West nello specifico, propone un approccio a metà tra l'action e lo sparatutto in terza persona, caricandosi sulle spalle una buona dose di aspettative fin dal primo trailer dell'annuncio di qualche anno fa, perché stiamo parlando di un gioco uscito a novembre del 2022 sulle piattaforme PS4, PS5, Xbox Series X e Xbox Series XS, quindi e naturalmente anche su PC. Quindi uno gioco che ha già quasi, anzi più di un anno di vita, perché ha già compiuto il suo anniversario novembre scorso, novembre 2023, siamo a gennaio 2024, quindi è un gioco che ha già una buona storia alle spalle. Come preannuncia il titolo, Evil West è uno sparatutto action ambientato nel Far West, ma con al suo interno il soprannaturale. Quindi stiamo parlando di nello specifico di vampiri e sette di ogni genere, quindi non ci sarà solo la componente umana, ma ci sarà anche una componente dedicata al soprannaturale. In questo caso stiamo parlando proprio di vampiri. Se le creature della notte possono fare affidamento su temibili potere e orde di creature demoniache, la razza umana per sopravvivere si aggrappa alle attività di un'organizzazione segreta che si chiama l'Istituto Reitner, dedicata all'individuazione e alla neutralizzazione di tutte le attività illecite legate proprio ai vampiri e ai loro sostenitori. Per quanto riguarda il protagonista che andremo a utilizzare in questa avventura, che durerà circa 8-9 ore di gioco, è un cacciatore di vampiri che si chiama Jesse Reitner, figlio del generale capo dell'organizzazione menzionata. Ci troviamo a vivere una rocambolesca e sanguinosa avventura tra svariate località della frontiera americana per sventare i piani di un attenibile casato di vampiri. Una storia di vendetta e sacrificio, violenza e resistenza che propone un paio di colpi di scena senza farsi prendere troppo sul serio. Impossibile non sottolineare gli sforzi del team per realizzare un pacchetto narrativo ben confezionato, mantenendo quel mood dall'elevato testosterone dei precedenti lavori e cercando di proporre al tempo stesso qualcosa di articolato. Per quanto riguarda le opzioni di gioco, abbiamo un single gameplay oppure un co-op, collettivo
quella possibilità di giocare con un amico e sinceramente l'ho provata con appunto un amico e ci siamo davvero divertiti. È stata una bella esperienza, io ve la consiglio se volete farmi due risate nel West. Per quanto riguarda invece il gameplay, Evil West propone un approccio ibrido da action shooter in terza persona, il tutto amalgamato e a potenziamenti di ogni sorta per differenziare ulteriormente gli scontri. Sinceramente, peccato che al netto di queste positive premesse non nascondo un certo rammarico per un risultato soddisfacente solo fino a un certo punto, dal mio punto di vista personale. E nello specifico, il nostro protagonista può sfruttare tantissime armi da fuoco che vanno dal revolver al classico fucile, fino a granate dinamiti e addirittura una mitragliatrice Gatling. Tutto rigorosamente da scoprire mano a mano che procediamo con la nostra avventura e da potenziare con un discreto numero di opzioni in grado di renderci un vero e proprio carro armato inarrestabile. Ma il nostro protagonista non è solo il re delle armi da fuoco, ma ha anche un guanto essenziale per il corpo a corpo, in grado di sfruttare le lame affilate o generare potenti scariche dalle molteplici soluzioni, come attirare o respingere i nemici, paralizzarli o lanciarli lontano da voi. Prima di concludere questa recensione di Evil West, una menzione va anche al comparto tecnico che si difende abbastanza bene, anche se non mancano alcuni inciampi grossolani sul quale è difficile soprassedere. Da un lato, oltre alla qualità già menzionata per vampiri e per altre creature che vedremo durante le fasi di gioco, vanno evidenziati anche il livello di dettaglio per le ambientazioni e i giochi di luce, che sono davvero ben fatti. Dall'altra parte non può non far storcere il naso il basso livello della texture per i vari comprimari riscontrati e soprattutto durante le scene, così come non mancano cali improvvisi di frame rate ed alcuni bug che non sono ancora stati risolti. Quindi, concludendo questo video recensione dedicato a Evil West, posso dirvi che secondo me è un ottimo gioco, soprattutto in ottica del fatto che è stato praticamente regalato con appunto il PlayStation Plus, e secondo me merita di essere giocato e finito almeno una volta. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, scrivetelo nei commenti e scrivete se volete magari anche una live dedicata appunto a questo gioco da magari completarlo insieme a voi in una di queste sere di primo 2024. Io vi ringrazio per aver visto il video, vi ringrazio per il supporto che mi date, se volete supportarmi in modo gratuito spolliciate al video. Noi ci vediamo con un prossimo video nei prossimi giorni. Ciao!